Ha contribuito alla costruzione dello Stato italiano, ma di lei non si ricorda nessuno. Marco Ferrari ha ricostruito la sua storia nel libro Rosalia Montemasson, L'angelo dei mille, edito da Mondadori. Era la voce femminile che aveva fatto l'Italia, ma non si doveva sapere. Questo era l'ordine impartito da Francesco Crispi, che si era sposato con Rosalia Montemasson durante il suo esilio a Malta. Si erano conosciuti a Marsiglia, insieme avevano attraversato tutta la vita dei carbonari, degli esiliati italiani, finché quando è stata fatta l'unità italiana e Crispi ha raggiunto i più alti vertici della sua vita politica, ha deciso di rinunciare a Rosalia e si è risposato. Il caso Rosalia Montemasson Francesco Crispi è diventato uno dei primi casi giudiziari dell'Italia Unita, il primo gossip si potrebbe dire in qualche maniera. Ovviamente Crispi, essendo un uomo politico importante e un grande avvocato, è riuscito a sposarsi due volte e lei è stata completamente dimenticata. Questa è la prima biografia su questa donna nata in Savoia, morta a Roma, che praticamente è una delle persone che ha costruito lo Stato unitario italiano. Montmasson era una donna di grande carattere. Era una donna d'azione, una donna molto semplice, perché era una contadina nata in Savoia che si era accostata al mondo dei carbonari e degli esiliati italiani. Era diventato forse il primo 007 italiano, perché sia Mazzini che Garibaldi la utilizzavano per missioni speciali. Fu lei, in qualche maniera, ad annunciare ai siciliani per prima lo sbarco dei mille. Poi andò a Malta a richiamare gli esuli siciliani, infine tornò a Genova e presentandosi davanti a Garibaldi disse: "Io devo venire". Fu lei l'unica donna che partì da quarto sulla nave Piemonte. Questa donna è però finita nel dimenticatoio. Di lei resta soltanto una statua che ho rintracciato all'ufficio elettorale del comune di Pisa per terra. Attraverso, diciamo, alcune personalità politiche, sociali e culturali della Toscana siamo riusciti a recuperare questa statua che ora fortunatamente sta nell'atrio dell'ingresso principale del comune di Pisa, accanto alla carrozza utilizzata da Garibaldi nella sua visita a Pisa.